Ciao amici di Mio Pilates, secondo video dedicato alla prescistica. 10 categorie di esercizi, quindi una decina di esercizi rispetto all'altra volta. Incrementeremo sia il numero di esercizi, in parte anche la difficoltà e l'intensità. Sono 10 categorie di esercizi collegate ciascuno alla stimolazione di una precisa capacità che a mio avviso deve essere stimolata proprio in una fase di preparazione prima di affrontare la settimana bianca alle piste da sci o snowboard, ok? Quindi non può mai mancare una fase di riscaldamento e a seguire le altre 9. Cosa ci serve per questo video? Un po' come l'altro video, un materassino, un supporto. Vedete, in questo caso io ho un supporto, questo grigio è un supporto in più per l'appoggio delle ginocchia negli esercizi previsti in stazione in ginocchio, una fascetta elastica mediamente resistente, uno sgabellino, lo vedete qui, ma se avete visto l'altro video chiaramente lo adesso inquadro meglio, comunque sono in mansarda, qualcosa viene tagliato, probabilmente la testa. Infine ragazzi, un cuscino, vedete qui in basso, un cuscino proprio eccettivo, assolutamente imprescindibile questo, o meglio è imprescindibile il lavoro legato alla propriocettività in ambito appunto di prescistica. Se proprio in casa non avete niente, fate gli stessi esercizi senza il cuscino, però se avete la passione dello sci, assolutamente procuratevi un cuscino. Magari in descrizione vi lascio una serie di link per scegliere eventualmente del materiale, ok? Questo allenamento, attenzione, ripeto, stimola delle capacità che comunque possono essere capacità trasversali, cioè di interesse anche per le persone che vogliono semplicemente allenare arti inferiori, arti superiori in maniera soprattutto statica e potenziare un pochino l'aspetto della potenza aerobica. Quindi può essere un lavoro interessante anche per le persone che non vanno a sciare, ok? Per esempio come me, io non scio, non so sciare, mi piace tantissimo la neve, la montagna, però assolutamente non so sciare. Mi piacciono le baite, mi piace il treno nella neve, sapete, cioè queste cose un po' più così. Un giorno vi spiego anche perché non ho mai fatto lo sci, a parte che non mi è piaciuto comunque, ma ve lo dico adesso, perché io mi allenavo, ero una ginnasta, facevo ginnastica ritmica, avevo un programma di gare sempre diciamo molto, molto fitto, quindi lo sci inevitabilmente procura, diciamo avrebbe potuto procurare dei traumi e quindi il calendario delle gare chiaramente veniva un attimo compromesso. Terminata l'attività mi sono appassionata sempre comunque alla danza, al tango argentino, quindi diciamo che non è mai stata una mia area di interesse, se non per andare letteralmente a bivaccare nei rifugi e usare al massimo lo slittino. Bene, detto ciò, le caratteristiche e le componenti, diciamo gli obiettivi legati allo sci, sono ben visibili dall'osservazione del gesto atletico e quindi iniziamo. Prima fase, riscaldamento, non può mai mancare, quindi ora che siamo in casa possiamo usufruire di un gradino. Cominciate a salire, io mi sposto un attimino altrimenti vado a sbattere contro il soffitto, sono in mansarda, tanto l'esercizio è intuibile, giusto? Sale la destra, sale la sinistra, scende la destra, scende la sinistra. Cominciamo. Un ritmo blando per intonizzare il corpo. Si tratta di una fase di riscaldamento, ok? Cominciate a respirare profondamente, lasciate le braccia morbide di opporsi al movimento, quindi quando si cammina c'è l'opposizione braccio e gambe per dare un equilibrio e una coordinazione al movimento. Cambio gamba, parte la sinistra, come vi ho detto l'altra volta. Vi invito a una gestione un po' autonoma dei tempi di questo video, nel senso, adesso questo è già il secondo video, quindi dovreste essere già un pochino più allenati, ma soprattutto in questa fase di riscaldamento, diciamo che questa settimana vi può durare anche 15 minuti, quindi
potete stoppare il video, ok? E fare durare, alternate sempre gamba destra e gamba sinistra in numero pari di ripetizioni, una quindicina di minuti il lavoro di riscaldamento. Secondo esercizio, sempre legato al riscaldamento, eseguite la salita destra, sinistra, destra, scendo con le braccia sopra la testa, ok? Vi ricordate, come vi ho detto l'altra volta, per un discorso di andare a intercettare gli stabilizzatori profondi, non essendoci il movimento dell'upper body, delle braccia che vanno in contrapposizione a bacino e gambe, il vostro sistema di stabilizzazione va ad intervenire. 10 volte con la sinistra, quindi io adesso per comodità vi faccio fare 10 salite. Ripeto, se avete tempo a casa, volontà e voglia davvero di allenarvi, fate durare questa sequenza una quindicina di minuti, ok? Fantastico, ragazze. Ora, seconda categoria di esercizi. Questo poi ci tornerà utile dopo. Ci mettiamo a terra, categoria stabilizzazione dell'addome. Ripetiamo gli esercizi dell'altra volta e li ripeteremo anche di nuovi. Ci prepariamo, gambe a tavolino, braccia sulla verticale, palmi rivolti in avanti. Mi auguro che abbiate fatto la prima lezione di Pilates per gestire meglio la schiena. Qui do solo le indicazioni dell'esercizio. Apro la posizione abbassando i piedi fino a sfiorare con la punta dei piedi il pavimento, con le braccia vado indietro fino, in questo caso sfioro la libreria, e ritorno con femori e braccia parallele, il tutto senza alterare la forma della schiena. 10 volte abbastanza rapidamente. 1, respiro libero. 2, 3, 4, 5, schiaccia giù le costole. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, lascia le braccia dietro, metti i piedi flex, stendi le gambe. 1, torno. 2, torno. 3, torno. 4, torno. 5, torno. 6, torno. 7, forza. Giù bene le ultime costole. Fantastico, fermatevi ovviamente se avete noia alla schiena. Porta le gambe a destra e a sinistra. Nel dubbio andate assolutamente a rivedere la prima lezione Pilates e gli approfondimenti. Gambe distese in avanti, braccia distese ai lati della testa, posizione a stella del corpo. Solleva la gamba sinistra e il braccio destro, ma stabilizza il centro, il tronco, schiacciando giù il costato destro per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, schiaccia giù bene il costato sinistro, 7, 8, 9, 10, solleva entrambe le braccia, entrambe le gambe di pochissimo. 1, 2, 3, 4, 5, giù. Lo ripetiamo, schiaccia giù il centro della schiena, stacca. 1, 2, 3, 4, 5, giù. Ultima volta, stacco, tengo. 1, 2, 3, 4, 5, giù. Rientra con le gambe, posizionati di nuovo con le gambe a tavolino, braccia sulla verticale. L'altra volta abbiamo fatto questo, vi ricordate, mettendoci sullo spigolo del corpo. Fantastico. Adesso questo è servito solo a rinfrescare il movimento. Ci serve la fascetta. La metteremo dietro e oltre i piedi, prendendo con le mani le estremità, ok? Tira un po' la fascia, prendi proprio le estremità a pugno chiuso, lasciando i polsi allineati e i palmi rivolti verso i piedi. Con le gambe apro un po' la fascia e mi metto sullo spigolo destro del corpo. Tira la fascia sia con i piedi sia con le mani. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stendi le gambe lasciando le mani ferme. 1, 2, 3,
4, 5. L'obiettivo è proprio questo, sentirsi dei budini. 6, 7. Ovviamente poi il nostro obiettivo sarà anche di stabilizzarci. 8, 9. Fammi l'ultimo. E voilà, torna al centro. Sciogli un attimo. Rimetti a posto le mani se c'è bisogno. Posizione, tavolino con le gambe, prendi le estremità della fascetta a pugno chiuso, tira la fascia sia perché allontani piedi e gambe, sia perché tiri i pugni verso di te. Vai sullo spigolo sinistro del corpo, mantieni 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stendi le gambe, 1, torno, 2, torno, 3, torno, 4, torno, 5, torno, 6, torno, 7, forza ancora 3, mantieni bene l'equilibrio, resta concentrato, fammene un altro, fantastico ragazzi, e giù, mani sotto le ginocchia, sollevati con testa e spalle e mettiti seduto, ottimo, ora fai un nodo alla fascetta, ok? Bene. Panca frontale, oggi iniziamo dalla panca frontale. Tenete entrambe le braccia all'interno del loop che abbiamo creato, ci mettiamo nella posizione della panca frontale tirando leggermente la fascetta. Sulla stabilizzazione della scapola ci potete lavorare con un altro video, vado diretta sull'esercizio. Tira sempre la fascia da quell'avambraccio, respingi il suolo, posizione della panca frontale, mantenuta per 30 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora. I piedi si toccano con gli alluci, non con malleoli e talloni. I femori si strizzano, i glutei sono in attività, leggera retroversione del bacino. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fletti le ginocchia e allungati. Lo sapete, vero, che lo dobbiamo ripetere? Quindi posizionati, senti bene le scapole. Se hai dubbi sulle scapole, ti ripeto, vai a vedere l'esercizio sulla stabilizzazione delle scapole. Stendi, tira costantemente la fascia, piedi uniti, non i malleoli, non i talloni, sì i femori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glutei contratti. Forza ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mi riposo. Ottimo lavoro, ragazzi. Ora ci mettiamo sul fianco. Lasciamo da parte la fascetta, ora non ci serve. Side plank. Sono sull'avambraccio, sul gomito, gamba destra sotto più avanti, gamba sinistra sopra più indietro, mano al fianco, posizione la mantengo 20 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, spingi il bacino in alto 10 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù. Fantastico. Vado ad allungarmi verso l'alto. Compenso un pochino. Poca roba, eh? Non dobbiamo proprio stretcharci. Dobbiamo proprio dare solo un senso di andare nella posizione opposta perché lo ripetiamo subito. Avambraccio in appoggio, gamba destra sotto in avanti, la sinistra dietro, posizione di plank laterale, 1, 2, 3, corpo in linea, powerhouse sempre attiva. Se non sai cos'è la powerhouse, vai alla prima lezione di Pilates. Forza, respira profondamente.
Adesso ci mancano solo le spinte in alto del bacino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà! E dall'altra parte. L'ultima l'ho fatta male anch'io, né? Guai a voi! Io devo anche parlare. Avambraccio, sono in appoggio sull'avambraccio sinistro. Ai ai ai, questo è il mio lato debole. Gamba sinistra avanti, gamba destra un po' più indietro. Mano destra al fianco, vai. Un'unica linea dai piedi alla testa. 1, 2, 3, powerhouse attiva. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, spingo in alto il bacino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gambe a Z, mi allungo un attimo, un bel respiro, decompenso un pochino nella posizione opposta e ritorna. Avambraccio, posizione, stabilizza la scapola respingendo il suolo, powerhouse attiva, linea della colonna, tenderebbe a scendere, giusto? Voi no? Belli diritti come una tavola alla schiena, su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora, 1, 2, respingi bene il suolo, collo lungo, 5, 6, 7, 8, 9, spingi il bacino in alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, fantastico ragazzi, posizione di quadrupedia reverse, quindi mani dietro al bacino, gambe flesse, sollevo il bacino e mantengo, 1, 2, leggera retroversione del bacino, guardo avanti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi siedo, mi allungo in avanti con le braccia. Lo ripetiamo, come vanno le vostre braccia, il vostro tronco, eh? Posizionati, fletti i gomiti un pochino indietro e resta, supero il bacino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, scusa piego, ho detto fletti, ho sbagliato, piega i gomiti, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Torniamo nella posizione di quadrupedia e dalla quadrupedia, posizione a tavola della schiena, schiaccia giù le tibie, ok? Resterà solo la tibia destra giù, gamba sinistra su e braccio destro, al centro la schiena è come una tavola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio l'altro incrocio, schiena come una tavola, schiaccia la tibia sinistra giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apro un po' l'appoggio delle mani, apro un po' l'appoggio delle ginocchia, quindi le mani sono di poco più larghe rispetto alla larghezza delle spalle, l'appoggio delle ginocchia più largo rispetto all'appoggio del bacino. Braccio destro su, gamba sinistra su. 1, 2, tronco al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Braccio sinistro, gamba destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e stop. Ottimo lavoro ragazzi, il lavoro sulla stabilizzazione, se vi interessa ripeterlo, stoppate il video, ripetetelo. Proseguiamo con un lavoro eccentrico per le cosce, tostissimo.
Mi giro il tappetino perché qui devo avere il supporto delle ginocchia, sotto le ginocchia in realtà. Partiamo seduti un attimo sui glutei, sui talloni, glutei sui talloni. Lascio il tempo un attimo ai muscoli di distendersi. Non per tutti è facile questa posizione. Potrebbe essere necessario, per esempio, rovesciare le dita dei piedi oppure mettere un cuscino che separi i glutei dai talloni. Questa posizione è definita anche di seiza, ok? È veramente già un esercizio questo, scommetto. A questo punto, posizione in ginocchio, mani ai fianchi. Vi ricordate che l'abbiamo fatto l'altra volta? Scendo, mi siedo e ritorno. Cercate di percepire tutto l'allineamento, vedete, testa, spalle sempre sopra il bacino. Non deve essere una cosa spezzettata così. Ok, quindi è un lavoro sia di percezione del corpo e il movimento effettivo si snoda all'anca. Ok? Respira profondamente, inspiro, vengo su e fuori l'aria, scendo, powerhouse, inspiro su e fuori l'aria, scendo, inspiro 5 e scendo, inspiro 6 e scendo, allunga bene la colonna in alto, inspiro 7 e scendo, l'altra volta ne abbiamo fatti 5, vi ricordate? 8 e scendo. 9 e scendo, 10 resta su, posizione di braccia davanti a te, scendi con un'unica linea dalle ginocchia alla testa, inclina il corpo indietro e mantieni la linea Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pensa di avvicinare i femori anche se realmente non li avvicini, 9, 10 e ritorno, lo ripetiamo un'altra volta. Inclinati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vengo su, lo ripetiamo un'altra volta, vi sto aumentando le ripetizioni, vi accorgete? Braccia avanti, inclinati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ritorno. Attenzione che adesso c'è l'esercizio terribile. Posso tenere le mani ai fianchi, mi inclino circa 45 gradi. Vedete che il corpo qui è tutto inclinato. Adesso i femori restano lì inclinati, d'accordo? È il busto che si mette verticale e poi torna all'indietro. Quindi fermi lì con i femori e le cosce, dritto il busto, busto inclinato all'indietro, come un unico pezzo. Due. E stendo indietro, 3 e ritorno, fantastico, 4 e mi allineo indietro, 5 mi allineo indietro, 6 e allungati, 7 e allungati, 8 e allungati, forza, proviamo ad arrivare a 10, l'altra volta erano 5, per forza di cose, oggi aumentiamo e riposo, wow! Che ne dite? Adesso ci manca la retroversione, quindi rispetto a questo esercizio ci incliniamo, le spalle resteranno ferme e il bacino che nel mezzo si snoda un po', facendo una leggera retroversione e antiversione. Quindi guardate prima una volta, mi inclino, le spalle restano lì, ok? Spingo un po' il sacro e i glutei all'indietro e invece al contrario pube in avanti. Ok? Forza. Un bel respiro. Inspiro quando inarco un po', spingo indietro il bacino, inspiro, fuori l'aria, retroversione. Inspiro 2 e fuori. Inspiro 3 e fuori. Inspiro 4 e fuori. Ultimo ragazzi. Wow! E mi siedo. Anche qui dovremo aumentare, né? Quindi andate a picchiettare l'area delle cosce perché ci sta una seconda serie. Poi attenzione, attenzione, liberi di stoppare il video e di ripetere questa sequenza. Ok? Prepariamoci.
Busto in linea dalle ginocchia alla testa, mi inclino di poco, testa e spalle ferme, inspira, spingi i glutei indietro, fuori l'aria, retroversione del bacino, inspiro 2 e fuori, inspiro 3 e solo 2 ancora, forza resisti, dai che ne manca uno e stop e mi siedo, fantastico ragazzi. Muoviti lentamente, esci dalla posizione e mettiti in piedi. Recuperiamo la postura, la stazione in piedi. Siamo alla parte, diciamo, di... ci serve ancora lo sgabello, non dico... dove lo mettiamo? Qua, forse mi vedete meglio. Allora, step, come abbiamo fatto prima, però decisamente più veloce, ok? Ripasso piano l'esercizio, destra, sinistra, c'è sempre il cambio. Ne faremo molto velocemente 10 a destra, 10 a sinistra, ok? Parto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ancora 2. Fammi l'ultimo, parte la gamba sinistra adesso, vai, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ancora 2. Fantastico ragazzi, cambio e tengo le braccia avanti, anzi in alto, ok? Parte la destra, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, ultimo. Fantastico, ci manca la sinistra, vai, braccia in alto, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 2 volte ancora, ottimo lavoro, ok, chi avesse ancora fiato, sicuramente... Voi, io per esigenze anche di video, non fare un video troppo lungo e per evitare anche vergogne, nel senso di cadere a terra stremata, no, dai scherzo, e stoppate il video, ripetete questa sequenza, potete fare almeno 2 volte questa sequenzina con l'opposizione delle braccia e senza le braccia, ok? Andiamo avanti. Dunque, eravamo alla settima. Allora, abbiamo i salti, diciamo, delle cadute dall'alto verso il basso. Quindi, salite sul vostro gradino, cercatevi la posizione. Dobbiamo, allora, partire con la gamba destra, scendere a terra con un salto e subito rispondere con un altro salto verso l'alto. Uno, due, forza! 3, 4, 5, oggi dobbiamo arrivare a 10, 6, l'altra volta ne abbiamo fatti 5, vi ricordate? 7, 8, 9, fantastico, dai! E 10, ovviamente con la sinistra, prova a uscire la sinistra per prima, 1, e sali anche con la sinistra, 2, sali con la sinistra, 3, 4, forza, 5, dai che mancano 5, forza, 6, 7,
il vicino di sotto. 9, ultimo fatto bene, vai 10, voilà. Ovviamente anche qui liberi di stoppare il video e di ripetere per intensificare un pochino di il lavoro di potenza aerobica. Dopodiché, dunque siamo alla fase numero 8, dallo squat. Restiamo comunque in area di un lavoro esplosivo, questo era un lavoro di tipo pliometrico, ok? Adesso andiamo proprio in una fase anche di lavoro più esplosivo, dallo squat, eseguo dei salti. L'altra volta ne abbiamo fatti 5, pausa, 5, ok? E quindi ancora ci prepariamo, dallo squat, carico, tocco il soffitto, uno è fatto. 2, vai giù bene, 3, 4, c'è un attimo di pausa qui, 5, e riposo, non deve essere un salto, rimbalzo, salto, devo stare in squat e da una posizione statica dello squat partire a tutta birra, lo ripetiamo, forza, squat, una frazione di secondo fermi e su, 1, 2, potreste anche toccare il soffitto, vai impegnatevi, 3, sale anche la maglia, 4, io gioco facile, sono in mansarda, e 5, l'ultima serie la eseguiremo non solo saltando in alto, ma anche in avanti, dai, solo 5, dovete sembrare proprio delle cavallette, ok? Da qui, avanti, alto, 1, e torna indietro, vai, 2, forza, 3, dai che manca poco, giù fermi un attimo, 4, sapete che siamo quasi alla fine del percorso. Ok, entriamo. Ripetete pure questa sequenza sul lavoro di tipo esplosivo. Ora lavoriamo con l'appoggio monopodalico. Allora, partiamo dall'esercizio dell'altra volta. Appoggiamo questa volta prima il piede sinistro. Un lungo passo all'indietro, vi ricordate, mani ai fianchi, lo ripetiamo, scendo bene, estendo entrambe le gambe, il bacino e la schiena scendono proprio verticalmente sul loro asse, 2, il piede dietro è in una leggera, in un leggero relevé, 3, 4, 5, 6, 7, 8, forza, 9, resta giù, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, voilà, ragazzi, l'altro lato, posizioniamo il piede destro sopra, saltella all'indietro fino a creare veramente un lungo passo, pari il bacino, i mani e i fianchi, un po' a fare feedback di questa posizione, piegati su entrambe le gambe, busto diritto che scende verticalmente, piede dietro in relevé, 1, 2, 3, 4, 5, adatta un po' il relevé dietro, 6, quando scendi il tallone scende un po', 7, 8, forza, 9, al 10 resto giù per 10, 9, 8, peso a metà fra delle due gambe, 6, 5, 4, 3, 2, 1, esco dalla posizione, voilà, non abbiamo ancora finito, vi aggiungo un esercizio con
l'appoggio, diciamo, monopodalico e un lavoro differenziato. Appoggio ancora la gamba sinistra, allontana bene la gamba destra dietro, scendi quando hai, diciamo, il femore sinistro sulla orizzontale, posiziona la mano destra contro il ginocchio e per 10 secondi premi il ginocchio contro la mano contro il ginocchio. 1, 2, senza che ci sia di fatto movimento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stessa cosa con la mano sinistra all'esterno. 1, 2, 3, ben piantato il piede. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio. Così diamo una buona stimolazione anche ai muscoli interni e esterni della coscia. Piede al centro del tavolino, lungo il passo all'indietro, posizione di piegamento sulla gamba destra, femore sull'orizzontale, mano sinistra sul ginocchio interno, creo resistenza ma senza movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, all'esterno, mano destra all'esterno, il ginocchio spinge in fuori, con la mano resisto, 2, 3, 4, dritto il busto, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fantastico ragazzi, siamo all'ultima parte, vi ricordate il disco? Non si vede molto, sposto un po' più indietro, ok? Allora, siamo alla parte dedicata alla propriocettività. Quindi, ci saliamo sopra, vi ricordate, con tutti e due i piedi e cominciamo a fare una camminata sul posto, ok? Muovo in opposizione le braccia, pensa che il piede affondi nel cuscino tutto, come se volesse andare proprio verso il pavimento. Tutto l'intero piede. Ok, stessa cosa elevando le braccia in alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, braccia avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, braccia fuori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mi fermo. Mani ai fianchi, schiaccia giù gli avampiedi elevando i talloni ma senza staccarli dal cuscino. E giù i talloni elevando gli avampiedi ma senza ovviamente staccarli. Veloce il passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso pensate di fare con le caviglie i piedi, come ve lo faccio vedere con le mani, no? Vengo lì vicino. Quello che fanno i piedi sul cuscino è questo, è quello di fare... schiacciare proprio il perimetro della scarpa e del piede, ovviamente senza andare a distorcere le ginocchia, ma a creare tutti i possibili movimenti che le caviglie, vero è che avete lo scarpone eccetera, però la caviglia viene chiaramente sollecitata e la risposta degli arti inferiori deve sempre esserci qualunque sia la stimolazione a livello della caviglia. Cambia giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mi fermo, separo un po' l'appoggio dei piedi e vado nella posizione di squat statico, braccia in avanti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno, ancora, scendi bene dietro, spingi, bene il bacino all'indietro, avanti le braccia, schiena diritta come una tavola. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vengo su. Adesso faccio uno squat, anziché in statica. Vi ricordate, faccio come una corsa sul posto. Qui vi voglio, eh? Braccia in avanti e corri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vengo su e lo ripeto, un bel respiro, mi piego, corri sul posto, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vengo su. Fantastico ragazzi. A questo punto stoppate il video. Se volete ripetere questa parte perché vi sembra interessante, soprattutto perché ne avete bisogno, ripetete la parte di propriocettività. Altrimenti, come me, andiamo alla fase di allungamento della coscia. Porto il tallone verso il gluteo, allunga la colonna in alto e rimane una ventina di secondi nella posizione di allungo. Per avere tutti i dettagli di questo esercizio andate indietro sulla playlist Errori al Parco, troverete ben spiegato questo esercizio. Anche il prossimo, allunga bene il piede all'indietro, busto diritto, devo sentire l'allungamento a livello del polpaccio. Ok, defatichiamo un attimino gli arti inferiori, cambio dall'altra parte, afferra il dorso del piede o la caviglia destra, mantieni l'allungamento, devi aprire l'anca qui davanti per sentire l'effetto dell'allungamento e dello stretching, mantieni una ventina di secondi, anche questa fase la potete ripetere due volte. Allunga bene il piede indietro, posizione dell'affondo, sento l'allungamento e l'effetto dell'esercizio sull'area del polpaccio, tengo una ventina di secondi. Fantastico ragazzi, per terminare potete trovare, allora potete anche terminare a terra con la fascetta, ok? E andiamo ad allungare anche la parte posteriore, lasciate la fascia a loop, la parte posteriore della coscia. Allora, se riuscite a mantenere la gamba dritta tanto meglio, altrimenti anche con il ginocchio leggermente flesso. L'importante è che non solleviate il bacino deve restare giù bene, la schiena appoggiata, in particolare gli appoggi sono sacro, ultime costole e nuca. Mettete un cervicalino se non riuscite a rimanere in questa posizione, anche qui tengo 20 secondi e cambio, e all'occorrenza lo posso assolutamente ripetere. Anche di questi, tutta, se sentite che avete bisogno uno di maggiori spiegazioni, due di maggior tempo dedicato a questo allungamento, andate proprio alla ricerca all'interno del mio canale dell'allungamento delle catene cinetiche posteriori. Ci sono dei video che credo proprio interamente e solo dedicati a questo, ok? Benissimo ragazzi, ginocchia al petto oppure voi rimanete su, io vengo a salutarvi, spero che vi siate allenati anche più dell'altra volta, sicuramente di più perché l'altra volta il video è durato sui 35 minuti, oggi 43, quindi ribadisco, innanzitutto iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, due, ripetete quei blocchi di esercizi che vi sembrano più interessanti per il vostro corpo, allenatevi tre volte alla settimana con questo video, inserite un allenamento 2/2 di tipo aerobico, jogging, camminata veloce, anche nuoto se vi piace ovviamente andare a nuotare, e il lavoro sulla ginnastica posturale sempre attraverso i miei video, o scegliete quello che volete, però date uno stimolo alla colonna vertebrale nel senso della consapevolezza e dell'attivazione profonda degli addominali. Buona idea sono le lezioni di Pilates. Ci sono almeno 8 lezioni di Pilates, partite dalla prima se per caso non avete mai fatto Pilates. Allora vi aspetto con il prossimo video, vi aspetto nel mio canale, grazie per l'interessamento e per il buon allenamento che abbiamo fatto insieme. Ciao, a presto!